Ciao a tutti! In questo video andiamo a scoprire i significati divinatori base dell'arcano maggiore numero 12, l'appeso. In alcuni mazzi lo troviamo come l'impiccato, ma i significati sono gli stessi. Partiamo come al solito dal numero dell'arcano, in questo caso come abbiamo detto è il numero 12. Il 12 viene considerato insieme al 3 e al 7 un numero sacro. Soprattutto con il numero 3, il numero 12 è in stretta relazione, in quanto se procediamo alla riduzione del numero 12, cioè 1 più 2, otteniamo per l'appunto il numero 3, che se a sua volta moltiplichiamo per 4 ci dà ancora il numero 12. Il numero 12 simboleggia la prova fondamentale che l'iniziato deve affrontare prima di poter procedere nella sua evoluzione personale. Non a caso quindi il 12 è il numero che contrassegna proprio l'arcano dell'appeso. In alcuni mazzi, come abbiamo detto, lo troviamo come l'impiccato. Come possiamo notare, nella carta è rappresentato un uomo appeso, impiccato appunto, per una gamba, con le mani legate dietro la schiena e nonostante una posizione così scomoda però, possiamo notare che lo sguardo del giovane è tranquillo, non sembra soffrire troppo. Possiamo notare inoltre come la figura nella carta, poiché capovolto, perde i suoi averi, i suoi tesori, il suo denaro. Tutto questo sta ad indicare come l'appeso, nonostante la posizione scomoda e difficile in cui si trova, e nonostante stia perdendo i suoi beni materiali, si trova tuttavia in un momento cruciale della sua vita. Sebbene lui sia legato mani e piedi, la sua mente è libera e può permettersi di pensare, di ragionare, di fare il punto della situazione sulla propria vita. Il che sta ad indicare inoltre, come anche proprio nei momenti difficili non dobbiamo mai lasciarci abbattere, ma dobbiamo analizzare bene tutto e cercare di trarre insegnamento. Veniamo ora ai significati divinatori al positivo dell'appeso. L'appeso al positivo ci invita, ad essere un attimo più ricettivi, più flessibili, letteralmente ad aprire la nostra mente. Il consultante, quindi, anche se si trova in una situazione non piacevole e magari anche di blocco, farebbe bene a sfruttare questa condizione per schiarirsi le idee e realizzare bene che cosa intende fare e come procedere prima di liberarsi, appunto, e di agire. La sua attuale condizione di disagio, di stallo, non deve abbattere il consultante, ma al contrario, deve prendersi tutto il tempo necessario a disposizione per realizzare cosa realmente intende fare. L'appeso ci insegna inoltre che non è il momento di combattere contro il destino, ma la situazione attuale va accettata per quella che è, cercando comunque di trarne beneficio e un insegnamento. Anche perché la situazione di disagio e di blocco evidenziate dall'appeso sono comunque transitorie e destinate a passare. Soprattutto in presenza di arcani fortemente positivi, l'appeso segnala il superamento degli ostacoli e il meritato successo, seppur non immediato. Può segnalare necessità di prendersi una pausa, di meditare, di realizzare bene cosa vogliamo fare, ma anche può indicare uno sforzo da compiere, un'azione che magari proprio non ci va a genio, ma assolutamente necessaria per superare gli ostacoli attuali. Sul piano affettivo, l'appeso segnala un rapporto forte e duraturo, ma spesso basato più su una intesa mentale che fisica. Indica un'attesa che si rivelerà più che positiva per il consultante, che quindi non deve scoraggiarsi. Indica una pausa temporanea nel rapporto di coppia che verrà però superata positivamente e il rapporto tornerà ad essere più forte di prima. Può indicare inoltre la necessità di prendersi appunto una pausa e riflettere bene sulla propria situazione sentimentale. Sul piano professionale, l'appeso segnala un periodo di sacrifici, di sforzi che porteranno però ad ottimi risultati. Anche se al momento dovessero esserci delle perdite a livello finanziario, queste saranno poi recuperate, sempre ovviamente a patto che il consultante sfrutti questo periodo per capire i propri errori. Può inoltre indicare un periodo di pausa dal lavoro, ma assolutamente necessario. Un periodo di pausa, ma che faranno assolutamente bene al consultante. Anche nello studio, l'arcano dell'appeso segnala un po' di stanchezza, la necessità di prendersi una pausa. Oppure, al contrario, può indicare la necessità di compiere maggiori sforzi e sacrifici per arrivare ai propri obiettivi. Per quanto riguarda il tipo di persona, l'appeso al positivo indica una persona buona, saggia, dedita ad azioni altruistiche, una persona per bene, portata per i sacrifici. Può
può quindi indicare una persona fedele ed affidabile. Veniamo ora ai significati divinatori dell'appeso al negativo. Quando l'appeso compare capovolto o in posizione negativa, indica sempre una situazione attuale del consultante per niente serena. Il consultante può sentirsi bloccato, senza forze, si vede in un tunnel senza uscita e non sa come comportarsi. Il consultante tende all'autodistruzione, non riesce a capire il perché di tanti sacrifici e questo lo porta ad essere pessimista, depresso o anche estremamente annoiato. L'appeso al negativo segnala quindi la necessità di prendere di nuovo in mano le redini della propria vita, di accettare i problemi presenti e a muoversi cautamente al fine di risolvere i problemi nel modo migliore. Se affiancato da lame negative, l'appeso al negativo segnala inoltre inganni, false amicizie, sacrifici non necessari che porteranno a nulla di buono. Può indicare perdite finanziarie e affari sbagliati. Sul piano affettivo, segnala la fine di un rapporto, una pausa affettiva nella coppia che porterà però alla separazione definitiva, questo perché i problemi non verranno risolti. Ci sarà un rifiuto proprio della situazione, di affrontare i problemi e questo porterà ad una rottura. L'appeso al negativo segnala una persona incapace di stabilire un rapporto affettivo concreto, stabile e duraturo. E anche se apparentemente si impegna, finisce sempre con il rovinare tutto. Quando non è così drastico, l'appeso capovolto segnala comunque un rapporto insoddisfacente, incapace di progredire positivamente. Il partner non è collaborativo, non accetta di fare sforzi e non è disposto a cambiare. Può inoltre segnalare un tradimento da parte del partner. Anche sul piano professionale, l'appeso al negativo è molto pesante. Segnala infatti un lavoro ormai insostenibile, troppo pesante e che richiede sforzi e sacrifici enormi al consultante, senza però valerne poi la pena. Indica quindi un licenziamento vero e proprio, necessità di cambiare lavoro, disoccupazione prolungata. Anche nello studio le cose non proseguono bene, si va avanti per inerzia, non c'è impegno, non c'è quindi soddisfazione in quello che si fa. E praticamente segnala proprio un periodo dove il consultante sta perdendo tempo. Per quanto riguarda il tipo di persona, l'appeso capovolto segnala una persona che non ha pazienza, che non accetta di fare sacrifici e non è disposta a fare cambiamenti nella sua vita. Può indicare una persona con problemi mentali che rifiuta di farsi aiutare. Nel migliore dei casi, segnala un individuo troppo sempliciotto, un sognatore, una persona con la testa tra le nuvole, un inconcludente. Per quanto riguarda i tempi, l'appeso ha una durata abbastanza lunga, circa 6 mesi, con effetti però che possono perdurare nel tempo. Anche per quanto riguarda questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdere i prossimi video. Per qualsiasi commento o se avete suggerimenti o altro da dirmi, potete scrivermi sotto nei commenti oppure potete raggiungermi sulla mia pagina Facebook, Il Cammino del Bagatto. Per ora è tutto, alla prossima. Ciao!